Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Visto che ho acquistato la nuova palette di Nabla, sto parlando della Soul Blooming Eyeshadow Palette e vi ho chiesto su Instagram se volevate vedere un tutorial oppure volevate vedere una recensione oppure volevate vederli entrambi. In tantissimi mi avete detto che volevate vederli entrambi e la votazione per il tutorial e la recensione è finita quasi 50 e 50. Ho deciso di fare entrambi i video così posso accontentare tutti quanti. Volevo farli in realtà in un unico video, però mi sono resa conto che sarebbe uscito troppo lungo, quindi ho deciso che oggi faremo il video To Look One Palette, cioè con la stessa palette vedrete due tutorial diversi e poi tra qualche giorno uscirà la recensione dettagliata con tutti gli swatches, tutto quello che ne penso sulla palette come al solito. E visto che mi sono accorta che alcuni ombretti sono molto simili alla Dreamy Eyeshadow Palette, metteremo a confronto le due palette. Mi raccomando, aspettate qualche giorno e poi andate a vedere subito quel video. La base la realizzo esattamente nello stesso modo in tutti e due i tutorial. Vi ho fatto vedere come farla nel primo perché solitamente la taglio, però in tantissimi mi scrivete che volete vederla. Quindi ho detto ok, includiamo la base nel primo tutorial, poi nel secondo partirò con la base già fatta e vedrete soltanto il trucco degli occhi, tanto vi ripeto, è esattamente la stessa. Vi lascio tutti i prodotti che ho utilizzato, oltre ovviamente a questa palette, scritti sotto nell'info box. Se qualcuno manca è purtroppo perché io faccio delle descrizioni troppo lunghe, delle volte YouTube mi dice: Giulia, sono troppo lunghe, cancella qualcosa, e ogni tanto devo appunto cancellare qualche prodottino. Senza chiacchierare troppo, se volete vedere come realizzare questo look o quest'altro look, non vi resta che continuare a guardare il video. Inizio ad applicare il fondotinta e utilizzo il Revlon Color Stay nel colore 180 Sand Beige. Adesso utilizzo due correttori, uno dalla ruota di Kryolan per correggere le occhiaie, un altro invece è il correttore di Maybelline e lo utilizzo sia per illuminare la zona delle occhiaie che i punti centrali del viso. Prima di fissare tutto con la cipria utilizzo una terra in crema, questa qui è quella di Model Zone, si chiama Sculpt & Glow, e la applico sempre con la stessa spugnetta con cui ho applicato il correttore e la metto dove metterei una terra in polvere. Fisso tutta la mia base utilizzando una cipria in polvere libera e ne vado ad applicare una grande quantità sotto l'occhio, sia per realizzare il baking sia per evitare che l'ombretto che vado ad applicare dopo cada sul mio zigomo. Prima di iniziare con gli occhi, come sempre realizzo le mie sopracciglia e utilizzo il Brow Pot di Nabla nel colore Neptune. Iniziamo il trucco degli occhi e visto che nella palette di Nabla non c'è un colore chiaro per andare ad illuminare sotto il sopracciglio, utilizzo questo qui dalla palette di Kat Von D. Con un pennello da sfumatura abbastanza ampio faccio un mix tra Gea e Camomile, si legge così, non ne sono sicura, comunque faccio un mix tra questi due ombretti e li applico nella piega dell'occhio come colore di transizione. Con un pennello da sfumatura più preciso prendo Flowery, questo grigietto qui opaco, e lo metto sempre nella piega dell'occhio, ma questa volta rimanendo più precisa rispetto agli altri due marroncini. Applico questo colore stratificandolo fino a che non sono soddisfatta e vado avanti e indietro tra i due pennelli per aiutarmi a sfumare tutto quanto insieme. Ora con un pennello piatto prendo Anemone e lo metto su tutta la palpebra mobile. Questo ombretto è veramente molto intenso, adesso fa un po' ridere come sono truccata, ma vi posso assicurare che questo ombretto è davvero molto intenso e applicato risulta più viola che nella cialdina vi ripeto sembra più blu. Riprendo il pennello di prima e mi aiuto a sfumare i bordi appunto dell'ombretto che abbiamo appena applicato.
Ho un minimo fallout, ma per essere un colore blu-violetto è davvero poco. Riprendo il mio grigietto sempre con lo stesso pennello e lo applico nuovamente nella piega dell'occhio, cerco di sfumare il colore sulla palpebra mobile con quello nella sfumatura. Torno ancora più indietro con l'altro pennello e riprendo il mix di Gea e Camomille e cerco di sfumare ancora di più questo colore. Visto che con la sfumatura il nostro ombretto principale ha perso di intensità, lo prendo nuovamente e lo riapplico concentrandomi più che altro vicino alle ciglia. Ora, sempre con lo stesso pennello piatto, prendo Garden Gate, questo ombretto qui, che credo sia molto molto simile al loro famosissimo Alchemy. Comunque, li metterò poi a confronto per farvi vedere se sono realmente uguali o se c'è una differenza. Questa volta bagno il pennello e applico questo colore solo al centro della palpebra mobile. Sono pronta per andare a realizzare la parte inferiore, quindi rimuovo tutto l'eccesso di cipria che ho sul viso. Nella parte inferiore applico Middle Karma e lo metto su tutta la lunghezza delle ciglia lasciando l'angolino interno libero. Questo qui lo sfumo in modo abbastanza ampio perché poi vicino alle ciglia ci voglio mettere Caravaggio. Oggi mi sto un po' impappinando la lingua per parlare. Ora prendo Caravaggio e lo metto all'attaccatura delle ciglia, mi concentro più che altro nella parte esterna. Con un pennello piccolo e preciso prendo Philosophy e lo metto sull'angolo interno dell'occhio. Realizzo una riga di eyeliner con la codina con l'Epic Ink Liner di NYX. Nel frattempo ho applicato anche un velo di mascara sulle ciglia superiori, mentre aspettiamo che si asciuga, visto che dopo applicherò le ciglia finte, terminiamo la nostra base. Per farlo applico un altro po' di terra, questa qui è quella di Wet n Wild in polvere, e la metto dove ho messo quell'altra, quindi sullo zigomo, all'attaccatura dei capelli e poi la sfumo verso il collo. Scolpisco leggermente il viso con la terra dalla palette di Kat Von D, la metto sotto lo zigomo e all'attaccatura dei capelli. Come blush utilizzo quello di LA Girl nel colore Just Playful, che ragazzi è davvero bellissimo. Io non posso più fare a meno di questo blush, è quello un po' universale che metto come il prezzemolino dappertutto con qualsiasi look. Per rimanere intorno al mood della palette di Nabla, come illuminante applico quello di Model's Own nel colore Peach Pearl 02, che è questo qui con dei riflessi rosati molto molto carino. Mi stavo guardando più vicino allo specchio, i miei occhi sono rossissimi, sembrano quasi spiritati, ma calcolate che sono le 8 di mattina, quindi forse questo è il motivo, mi sono appena svegliata e sto mettendo un quintale di trucco sugli occhi. Comunque, per il momento applico le ciglia finte, utilizzo quelle di Pink Goat nello stile Noura, che sono molto simili alle iconiche di House of Lashes, e poi metto il mascara anche sulle ciglia inferiori. Voilà ragazzi, che grandissima differenza che fanno le ciglia finte, fino a che non le metto il trucco è sempre un po' così, poi le metto, boom, gli occhi si trasformano completamente. Volevo dirvi che finalmente sono riuscita a ricomprare il mio adorato mascara e adesso che l'ho riapplicato noto una grandissima differenza con tutti i mascara che stavo utilizzando nel frattempo e non me ne separerò mai perché è troppo troppo bello. Sto parlando del NYX Worth the Hype, ve lo dico in ogni video, mi sono innamorata follemente di questo mascara. Passiamo alle labbra. Voglio realizzare delle labbra rosate ma lucide allo stesso tempo. Sono tornata sul mood labbra glossate. Per farlo utilizzo prima una matita di NYX che si chiama
Peekaboo Neutral, poi applico un rossetto di L'Oreal che è il Color Rich Matte 633 Mocha Chic e sopra ci metto un gloss di NYX che è il Butter Gloss, non so neanche se li fanno più questi qui, comunque il colore è Tiramisù. Questo è il trucco numero 1 completato, non chiudete il video perché passiamo subito alla realizzazione del trucco numero 2. Partiamo ora con il secondo tutorial, base, labbra, sopracciglia, tutto quanto è stato realizzato esattamente nello stesso modo del trucco precedente e passiamo direttamente al trucco degli occhi, inizio ad applicare nella piega dell'occhio questo colore qui con un pennello ampio. Sempre con lo stesso pennello unisco alla sfumatura un po' di bolero. Ne ho messo davvero un pizzico e ho battuto bene il pennello perché questi ombretti sono molto molto pigmentati. Adesso cambio pennello, ne prendo uno preciso e intensifico la sfumatura con Middle Calm. Su tutta la palpebra mobile applico Philosophy e lo presso con il polpastrello. Applico un pizzico di Caravaggio, anche questa volta sto attenta perché vi ripeto sono molto molto pigmentati e lo metto qui nell'angolino più esterno. Sulla parte inferiore dell'occhio faccio un mix tra Bolero e Middle Karma e lo applico dall'angolo esterno fino a poco prima dell'angolo interno e poi vicino all'attaccatura delle ciglia ci metto Garcon, si dice, oddio ragazzi non lo so, comunque questo ombretto qui. Sull'angolo interno applico nuovamente Philosophy, ma questa volta con un pennellino piccolo e preciso. Realizzo una riga di eyeliner, ma questa volta utilizzo il gel eyeliner di L'Oreal e un pennellino angolato. Eyeliner messo, adesso applico il mascara alle ciglia finte, utilizzo esattamente le stesse di prima. Quando so che devo applicare le ciglia finte non vado a disegnare una riga precisissima con l'eyeliner perché dopo lo vado a ripassare una volta che ho applicato le ciglia finte. Mettiamo il mascara anche sulle ciglia inferiori e il trucco è completato. Anche questo secondo trucco è terminato, se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare all'insù, spero di avervi dato delle idee su come utilizzare la nuova Soul Blooming di Nabla, so che in tantissimi l'acquisterete, l'avete già acquistata, quindi appunto spero che prenderete spunto dai miei due look che ho creato oggi, se volete la recensione ricordatevi di aspettare giusto un paio di giorni e arriverà, se ricreate i look taggatemi sui vari social, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!